Venezia e cosa devi vedere in Piazza San Marco se avete poco tempo. Benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostrerò cosa vedere in Piazza San Marco se avete poco tempo. Probabilmente arriverete con il vaporetto e potrete arrivare o a San Zaccaria o al Todaro. Noi partiremo da San Zaccaria o Riva degli Schiavoni, chiamata così dai mercanti provenienti da dalmazia, che ai tempi della Repubblica di Venezia era chiamata Slavonia o Schiavonia. Qua, oltre a dare un'occhiata se volete alla chiesa di San Zaccaria a due passi con la sua cripta, vi lascio in alto a destra il link in descrizione, potrete ammirare alcuni degli hotel più famosi della città, tra cui l'Hotel Danieli e l'Hotel Londra. Passeremo poi per il Ponte della Paglia, da cui si può vedere il mitico Ponte dei Sospiri che collegava il Palazzo Ducale alle prigioni. Veloce foto ricordo e proseguiremo fino alle due mitiche colonne. In marmo e granito all'ingresso della piazza sono sormontate dalle statue dei santi patroni della città, Marco, l'evangelista nella tradizionale forma del leone, e San Todaro, Teodoro di Amasea. Sulle basi presentano altorilievi che raffigurano i mestieri che venivano svolti in piazza. Da qua si può vedere la magnifica isola di San Giorgio con il suo campanile, lì in alto a destra, da cui si può vedere la panoramica migliore per vedere la piazza. Quindi proseguiremo dritti perché oltre a mostrarvi il mitico stazio dei water taxi del Todaro, abbiamo l'entrata ai Giardini Reali, restaurati nel 2020. Fatevi un giretto perché ne vale letteralmente la pena. Superati i giardini arriveremo fino a fine strada perché da qua potrete prendere una gondola traghetto che per pochi euro vi trasporterà alla Salute. Da qua sulla destra avremo l'inizio di Calle Vallaresso con l'Hotel Monaco e il suo ristorante e soprattutto il famigerato Harris Bar di cui ho fatto un video che vi linko in alto a destra. Torniamo quindi indietro per entrare nel cuore di San Marco.
Qui avrete a sinistra l'ala marciana con una biblioteca omonima creata da una donazione del cardinal Bressarione nel 1468 e a destra il Palazzo Ducale, anticamente Palazzo Dogale in quanto sede del Doge, uno dei simboli della città di Venezia e capolavoro del gotico veneziano. Oggi museo contiene un'importante pinacoteca che comprende opere realizzate dai più famosi maestri veneziani. Dopo il Palazzo Ducale avremo la Basilica di San Marco, cattedrale della città e sede del Patriarcato. Unitamente al campanile e alla Piazza San Marco, forma il principale luogo architettonico di Venezia. Già nell'XI secolo iniziò a essere soprannominata la Chiesa d'Oro, in virtù del tesoro di San Marco, dei mosaici ornati e dei maestosi elementi progettuali che resero l'edificio simbolo della potenza della Serenissima. Fermatevi quindi un attimo e ammirate la maestosità del campanile di San Marco, il Paron de Casa, da visitare. Non preoccupatevi per le scale, c'è l'ascensore, per una panoramica unica sulla città. Sulla destra avrete la Torre dell'Orologio. Anche qua ho fatto un video che vi consiglio di guardare, uno dei più belli secondo me. Informatevi per la visita guidata perché ne vale veramente la pena. Divertitevi quindi a scoprire i portici con i loro negozi nelle procuratie che avvolgono i tre lati di Piazza San Marco. Qua potrete ammirare due dei più bei luoghi da visitare, il Caffè Florian e il ristorante Quadri, molto costosi ma iconici. Dopo aver speso i vostri risparmi per un caffè floriano al Quadri, potrete visitare il Museo Correr, di cui ho fatto un video, uno dei più importanti e rappresentativi della città di Venezia, che illustra nelle varie sezioni e nelle variegate e ricche raccolte l'arte, la civiltà e la storia di Venezia. Se cercherete bene dalla piazza, si può anche accedere a un altro dei miei posti preferiti, il Bacino Orseolo, in cui oltre a mangiare un hamburger al mitico Hard Rock Café, potrete vedere un parcheggio per gondole, unico a Venezia. Spero che questo video vi sia piaciuto, anche se un po' leggero. Vi auguro buone vacanze e noi ci sentiamo comunque al prossimo. Ricordo che con l'anno nuovo abbiamo attivato gli abbonamenti a 5 euro al mese. Questo perché se volete potete offrirmi un paio di caffè. In più avete un canale Telegram dedicato in cui possiamo parlare insieme tutti di Venezia e scambiarci delle opinioni e magari anche metterci d'accordo per un caffè. Sta a voi, è totalmente facoltativo. E potete staccarvi quando volete. Grazie. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più, sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!